Ciao a tutti, a grande richiesta andiamo a vedere come realizzare tutte le lettere dell'alfabeto. Come al solito vi chiedo un po' di pazienza perché mano a mano io le registro, monto il video e lo pubblico. Ogni mattonella è composta da 25 punti per 25 righe. In realtà noterete che alla fine del video io arrivo alla riga 26 perché ho calcolato come riga anche le catenelle iniziali che però non occupano spazio. Ho fatto queste mattonelle della stessa grandezza della mattonella del cuore, poi vedremo in seguito se vorrete faremo anche delle mattonelle con altre cosettine carine, non solo il cuore, magari anche un fiorellino, una farfalla. Ogni mattonella è grande 10 cm. Quindi significa che anche con un nome composto da 9 lettere avrete una copertina da 90 cm, quindi delle dimensioni giuste. Se invece andrete a farlo con un altro filo e un altro uncinetto verrà un pochino più grande. Per questo lavoro andrò ad utilizzare dei fili in cotone e un uncinetto da 2,5 mm. Vi svelo un piccolo trucchetto nel caso in cui con le catenelle iniziali vedete che il lavoro si aggriccia leggermente su quel lato. Basterà utilizzare un uncinetto invece da 2,5 da 3 mm. Significa un uncinetto leggermente più grande. Quindi fate le catenelle con l'uncinetto più grande e poi il resto del lavoro prendete quello da 2,5 mm. Solo le catenelle vanno fatte con un uncinetto leggermente più grande. Proseguiamo con la quinta lettera dell'alfabeto, la lettera E. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X.

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nella riga 2 non entro nel primo, entro nel secondo punto. E vado a fare 25 maglie basse una in ogni punto quindi entro nel punto e faccio una maglia bassa entro nel punto faccio una maglia bassa ripeto una maglia bassa in ogni punto come punto intendo il centro della catenella quindi una maglia bassa in ogni punto fino alla fine della riga ottenendo così 25 maglie basse nella riga 2 e nella riga 3 vado a fare lo stesso procedimento, quindi una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare una maglia bassa in ogni punto per un totale di 25 maglie basse. Quindi entro e faccio una maglia bassa. Entro nel punto e faccio una maglia bassa. Entro nel punto e faccio una maglia bassa. Ripeto questo procedimento fino a ottenere 25 maglie basse, quindi anche nella riga 4 faccio una catenella, giro il lavoro e 25 maglie basse, una in ogni punto. Nella riga 5 inizio facendo una catenella, giro completamente il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 4 maglie basse, una in ogni punto. 1 2 4 ora vado a fare un punto puff quindi tiro un pochino il filo getto entro nel punto che segue prendo il filo e inizio a contare 1 e blocco con il dito getto entro prendo il filo 2 e blocco getto entro prendo il filo 3 getto Entro prendo il filo 4, getto entro prendo il filo 5, chiudo tutte le asole insieme, una maglia bassissima nel punto che segue. Vado a fare una maglia bassa nel successivo. Di nuovo un punto puff, quindi tiro un po' il filo, getto entro nel punto che segue prendo il filo e inizio a contare 1 getto entro prendo il filo 2 getto entro prendo il filo 3 getto entro prendo il filo 4 getto entro prendo il filo 5 prendo il filo chiudo tutte le asole insieme faccio una maglia bassissima nel punto che segue di nuovo una maglia bassa, ora di nuovo un punto puff. Quindi tiro un po' il filo, getto entro nel punto, prendo il filo 1 getto entro, 2 getto entro, 3 getto entro, 4 getto entro. 5. Chiudo tutte le asole insieme, una maglia bassissima, in quello che segue di nuovo una maglia bassa. Vado a proseguire con un punto puff e una maglia bassa fino ad ottenere un totale di 9 punti puff. Andiamo insieme a contare i punti puff, sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ora andiamo a concludere la riga. La concludiamo con quattro maglie basse una in ogni punto, quindi 1 2 3 4 Nella riga 6 inizio facendo una catenella, giro completamente il lavoro questa è la riga di divisione tra i punti puff, significa che alla fine di questa riga dovrò lavorare semplicemente 25 maglie basse. Vi faccio vedere però sul punto puff dobbiamo fare una cosa diversa. Quindi non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. Arrivati in corrispondenza del punto puff, se notate bene abbiamo due punti: uno è quello di chiusura del punto puff e una è la maglia bassissima. Se io andassi a lavorare ogni punto alla fine della riga, non riuscirei ad avere 25 maglie basse. Quindi, quando mi trovo in corrispondenza del punto puff, vado a fare una riduzione. Entro nel primo punto, prendo il filo, nel punto che segue, Entro prendo il filo, ho tre asole sull'uncinetto, chiudo tutte e tre le asole insieme. Successivamente ho fatto una maglia bassa, quindi vado a fare una maglia bassa. Dove trovo il punto puff, di nuovo una riduzione. Entro prendo il filo, entro prendo il filo, ho tre asole, chiudo tutte e tre le asole insieme. Ancora una maglia bassa. Trovo il punto puff, quindi una riduzione, entro prendo il filo, entro prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme, una maglia bassa, una riduzione, una maglia bassa, una riduzione. Una maglia bassa, una riduzione, una maglia bassa, una riduzione, una maglia bassa una riduzione una maglia bassa una riduzione e concludo la riga con quattro maglie basse una in ogni punto 1 2 3 4 ora seguite bene la riga 7 e la riga 8 perché andremo a ripeterle per più righe quindi nella riga 7 inizio facendo una catenella giro completamente il lavoro non entro nel primo entro nel secondo punto e inizio facendo 4 maglie basse una in ogni punto 1 2 3 4. Ora faccio un punto puff, quindi tiro un po' il filo, getto, entro nel punto che segue, prendo il filo 1, getto, entro 2, getto, entro 3, getto, entro 4, getto, entro 5. Chiudo tutte le asole insieme, una maglia bassissima e vado a concludere la riga con 20 maglie basse una in ogni punto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti. Nella riga 8 è quella di divisione tra i punti puff, quindi inizio con una catenella, giro completamente il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con 20 maglie basse. Una in ogni punto. Velocizziamo un pochino: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove. 20. In corrispondenza del punto puff faccio una riduzione, quindi entro prendo il filo, entro nel punto che segue prendo il filo, ho tre asole e chiudo tutte e tre le asole insieme. Termino la riga con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. Ora la riga 7 e la riga 8 la vado a ripetere per altre tre volte. Andiamo a contare insieme i punti puff. Sono 1, 2, 3, 4. Quindi ora dobbiamo fare la riga 15. Inizio facendo una catenella, giro completamente il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1. 2 3 4 e subito un punto puff quindi getto entro 1 getto entro 2 getto entro 3 getto entro 4 getto entro 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima nel punto che segue una maglia bassa di nuovo un punto puff tiro il filo getto entro 1 getto entro 2 getto entro 3 getto entro 4 getto entro 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima nel punto che segue di nuovo una maglia bassa un punto puff getto entro 1 getto entro 2 getto entro 3 getto entro 4 getto entro 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima nel successivo una maglia bassa vado a proseguire con un punto puff e una maglia bassa fino ad ottenere un totale di 6 punti puff le andiamo a contare insieme, sono 1 2 3 4 5 6. Vado a concludere la riga con 10 maglie basse lavorate una in ogni punto. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nella riga 16 è quella di divisione tra i punti puff, quindi inizio con una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 10 maglie basse, lavorate una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora mi trovo in corrispondenza del punto Buff una riduzione. una maglia bassa una riduzione 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 e concludo la riga con quattro maglie basse una in ogni punto 1 2 3 4 ora seguite bene la riga 17 e 18 perché andremo a ripeterla per più righe quindi inizio con una catenella giro completamente il lavoro non entro nel primo entro nel secondo punto inizio con 4 maglie basse lavorate una in ogni punto 1 2 3 4 e subito un punto, puff. Getto entro 1, getto entro 2, getto entro 3, getto entro 4. Getto entro 5, prendo il filo, chiudo tutte le asole insieme. Una maglia bassissima. E vado a concludere la riga con 20 maglie basse. Lavorate una in ogni punto 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nella riga 18 faccio una catenella, giro completamente il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 20 maglie basse, una in ogni punto, andiamo veloci. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una riduzione perché mi trovo in corrispondenza del punto puff, quindi entro, prendo il filo. Nel punto che segue entro prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme e concludo con 4 maglie basse, una in ogni punto 1, 2, 3, 4. Quindi la riga 16 la riga 17 la devo ripetere per altre 3 volte. Andiamo a contare insieme i punti puff, sono 1. 2 3 4 ora proseguiamo con la riga 23 inizio facendo una catenella giro completamente il lavoro non entro nel primo entro nel secondo punto e inizio facendo 4 maglie basse una in ogni punto 1 2 3 4 E ora subito un punto puff. Quindi tiro un pochino il filo, getto, entro 1 getto, entro 2 getto, entro 3 getto, entro 4, getto, entro 5. Chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima nel punto che segue una maglia bassa e di nuovo nel successivo un punto puff quindi tiro il filo getto entro 1 getto entro 2 getto entro 3 getto entro 4 getto entro 5 chiudo tutte le asole insieme una maglia bassissima, nel successivo una maglia bassa. Vado a proseguire con un punto puff e una maglia bassa fino ad ottenere in totale 9 punti puff. Andiamo a contare insieme i punti puff, sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Vado a concludere la riga con 4 maglie basse una in ogni punto. 1 2 3 4 Ora vado a fare la riga 24, cioè la riga di divisione, quindi una catenella, giro completamente il lavoro. Non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con quattro maglie basse, una in ogni punto. 1 2 3 4 dove incontro i punti puff vado a fare la riduzione quindi entro prendo il filo entro prendo il filo chiudo tutte e tre le asole insieme una maglia bassa una riduzione 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 e vado a concludere anche questa riga con 4 maglie basse lavorate una in ogni punto 1 2 3 4 ora nella riga 25 e 26 sono le due righe di chiusura, faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 25 maglie basse, una in ogni punto. Ripeto, una catenella e 25 maglie basse per due righe. Questo è il risultato, il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!